Buonasera ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ora è 18:15 di un lunedì che potrebbe essere benissimo un giovedì o un mercoledì, perché lavorando anche ieri è come se fosse un giorno X di una settimana Y, di un mese di merda, perché ovviamente quando inizi a lavorare 6 giorni su 7 diventa un mese brutto brutto. La nota positiva vi posso dire ora, se state ascoltando in serata quasi live, che c'è la luna piena, quindi se guardate in cielo, almeno qua da me è serenissimo, si vede questo medaglione, quindi fa sempre sempre piacere, sempre un bel vedere, dai. E detto questo, parliamo, come avete intuito dal titolo, o forse non avete intuito dal titolo perché è un gioco di parole abbastanza ignorante, parliamo di regali, perché esatto, a cavallo nato non si guarda in bocca, ma anche sì. Allora, cosa succede? Se avviciniamo le feste, ci sono compleanni, eccetera, eccetera, regali, cosa fare, cosa non fare, non si può regalare grandi cose di serate, esperienze, eccetera, eccetera, quindi si ripiega su un classico senza fine, no? Che è la tecnologia, no? Fatto sta che una nostra amica compiva gli anni e allora cosa abbiamo detto? Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Bla 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 bla, però così, però colà. Abbiamo fatto due conti e abbiamo visto che effettivamente per l'uso che poteva farne, ok, cioè per quello che serve per fare videoconferenze, eccetera, eccetera, avendo anche un computer smartphone, un tablet potesse essere un ottimo acquisto. Ok, un ottimo regalo, quindi va bene. Abbiamo studiato un po', abbiamo aspettato gli sconti, abbiamo fatto tutto quello che c'era, come le migliori persone fanno quando devono fare un acquisto e vogliono quell'oggetto ma vogliono spenderne poco. E quindi abbiamo aspettato il momento per colpire, zac, abbiamo colpito e bon, niente, regalo comprato, perfetto, tutti in ansia da classico, una classica ansia di dire ok, devo darlo, non devo darlo, non vedo l'ora di darlo, non vedo l'ora di darlo, glielo do, adesso aspettiamo perché poi è una figata, alla fine abbiamo anticipato ieri. Cos'è successo? In sostanza non è piaciuto, ma proprio, cioè, bello ma non mi serve un cazzo, quindi anche no, si può cambiare. E però è stato bello perché apprezzare l'onestà e dire guarda, cioè, tutto sommato non mi serve, alla fine poni davanti un oggetto tecnologico che non ha mai posseduto, non è che ci dici oh, con questo potrei fare un sacco di cose che poi alla fine non vai a fare. Valuti subito così a mente fredda, anche se il regalo era ancora caldo, dici no, sai che non mi serve in realtà, cioè non possiamo tipo renderlo. Problema è che ci sono due problemi in sostanza. Uno è che non è stato comprato su Amazon e quindi questo mi fa capire quanto importante sia comprare su Amazon, anche se onestamente lo sconto, abbiamo trovato uno sconto del 20%, quindi era abbastanza, prezzo Amazon per quanto fosse il prezzo che ti garantiva il reso era comunque fuori portata, quindi nulla, non si poteva rendere perché non era Amazon, non si poteva rendere in negozio perché era stato aperto, perché ovviamente il primissimo impatto è stato wow, che figata, aperto, cliccato due volte, ah una merda, cioè no una merda, non mi serve ragazzi, grazie ma non mi serve, cioè si può fare qualcos'altro perché questo regalo un po' mi mette a disagio. E quindi qui scatta il problema, perché uno dice vabbè, me lo rivendo e tanto l'ho pagato così poco che non avrò problemi a rivenderlo. In realtà ci sono delle problematiche e su questo verte in realtà l'episodio, ovvero sul rivendere i regali, perché come ho già detto, rivendere i regali in realtà ci sta, perché se ti regalano una cosa ti rendi conto che non serve, oppure regali una cosa che il tipo ti dice guarda non mi serve, non, cioè, cambia, non lo voglio, dammi qualcos'altro piuttosto niente, allora bisogna sbarazzarsene cercando di perdere il meno possibile. E ho già parlato di come ho liberato qualche spazio in soffitta vendendo parte della mia lista nozze, nella fattispecie alcuni attrezzi di un'impastatrice che erano lì da 4 anni ormai, sì, mai usati, e loro vabbè, di una KitchenAid, quindi hanno il marchio, hanno la storia, non sono immondizie, diciamo. Però qual è il problema? Qual era il loro vantaggio? È che erano nuovi, perfetti, mai usati, ancora in scatola e sigillati, quindi
una cosa del genere, quindi perfetta, nuova, senza polvere, senza graffi, coi sigilli nuovi, la vendi quando vuoi, se è di marca chiaramente, non se è uno schifo cinese, giapponese, eccetera eccetera. Però quello ha un mercato tutto suo, è come se tu fossi un negozio che proponi un oggetto nuovo. Il problema dell'iPad, quello è che è stato aperto, è stato tolto la confezione, un librettino è stato pastrocciato con un pennarello, quindi diventa tutto più problematico, perché non si può più fare la vendita, prendo e rivendo come se non fosse mai passato per le mie mani, perché effettivamente così non è. Il solo gesto di togliere la plastica ti ha fottuto. Allora, intanto un consiglio, ovvero se ci fanno un regalo che vediamo subito e non ci piace, dobbiamo trovare un modo di dire: ah, oh no, guarda, lo scarto dopo, tolgo la plastica dopo perché è troppo bello, troppo troppo bello, e quindi non ha senso farlo perché adesso, perché guarda, beviamoci su, sviamo l'attenzione e ce lo teniamo là bello impacchettato, perché poi venderlo nuovo è una cagata, venderlo aperto poi dire guarda che è aperto, allora iniziano le domande: ma come l'hai aperto? Come l'ho aperto? Con le unghie? Come l'avevo aperto? Con i piedi? E ma cosa ci fa? L'ho usato un minuto, ma perché lo vendi? È estenuante le cose che ci stanno, però succede che uno non voglia tenerlo, quindi così ci risparmiamo un sacco di, con un gesto, evitando un gesto di 5 secondi, ci risparmiamo una valanga di rotture di palle e lo vendiamo molto più facilmente, a un prezzo molto più alto, tra l'altro. Quindi questo è il mio consiglio, che è anche più facile, tra l'altro, in questo periodo, perché è difficile trovarsi di persona, no? Per darsi regali, quindi magari si riesce a dire: oh, me lo apro a casa, sì, ah, grazie, l'ho usato, sì, spettacolo, e basta. Quindi così poi passa un po' di mente e dopo un po' si vende, basta. Quando uno ti chiede come ti trovi, e sì, ogni tanto lo uso, poi tanto si sa che sono regali che se uno non lo usa, non è che si va a insistere. E ciò spero non faccia di me una brutta persona, perché effettivamente, cioè, se non lo usi è giusto dire non lo uso, lo rivendo. E mi è piaciuto, tra l'altro, la reazione dopo l'apertura del regalo, di guarda, non mi serve, non lo voglio, non lo tengo, non mi serve, per favore rivendetelo, fate quello che volete, se volete regalarmi qualcos'altro oppure piuttosto niente, ma questo no. Che è una cosa che a me personalmente non sarebbe mai venuta in mente, di dire no, guarda, no, piuttosto mi sbattevo la testa contro il muro per cercare un utilizzo, che in realtà perché deve essere mio? Magari io non lo utilizzo per quell'oggetto, è morto lì, oppure ho già tutti gli strumenti che mi servono, quindi questa era una riflessione che mi è venuta ieri, e poi ho detto effettivamente ha senso quello che mi stai dicendo. E quindi questo è il ragionamento, doppio consiglio, ovvero non aprite regali se pensate anche minimamente che non vi possano servire, perché poi diventa un fastidio, oppure l'altro consiglio deducetelo voi, perché ce l'avevo chiaro in testa ma adesso mi è sfuggito. Quindi ecco, magari mandatemi una mail, dai, fingerò che questa cosa sia fatta apposta, quindi mandatemi una mail e mi dite: ah, secondo me il secondo consiglio che posso dedurre dall'episodio narrato è quello che ci. Quindi aspetto questa vostra comunicazione. Detto questo, ragazzi, votate il podcast, perché siamo un po' scarsetti, siamo sempre fermi a 11. Una persona, direi un gentiluomo, ha lasciato una stella, quindi è sempre quella, quindi cerchiamo di mediare un po' verso l'alto lasciando le altre 5 stelle. E per il resto sarò sincero con voi, cioè non che di solito non lo sia, anzi, però ieri il mio guadagno degli AdSense è stato 35 centesimi, oggi è stato di 42 centesimi, quindi molto 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 benissimo. Potrei addirittura azzardare ad andare a vedere se abbiamo live qualche acquisto su Amazon, perché anche quello sta avendo un aumento incredibile, appunto, come vi dicevo, 13 euro in un mese sono numeri abbastanza alti. Purtroppo no, purtroppo non c'è nulla. Vabbè, domani ci aggiorneremo, ragazzi. Sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni. Non stavo pensando al numero, stavo pensando a come chiudere, ovvero dicendovi: votate il podcast e guardate la luna, perché è spettacolo. Quindi buona serata, ragazzi, a domani, ciao ciao.
Anzi, aspetto arrivare a 10 minuti, così facciamo cifra tonda, blink.